Il suono del risveglio di Chris Grow. Conclusione. Chi ascolta la musica? In un pomeriggio d'estate, una brezza non troppo calda smorza le tende della finestra appena socchiusa. Una luce intensa invade ogni angolo del giardino, rifrangendosi sul bianco accecante del muro della casa di vicini, mentre noi stiamo nella fresca e rigenerante ombra del soggiorno. Il gatto è sdraiato sul muretto con la coda a penzoloni, gli occhi chiusi e i nervosi tic delle orecchie scacciano due piccole mosche che gli ronzano attorno. Il cane nel mentre è spalmato sul pavimento, fresco, per combattere il caldo accumulato durante tutta la mattina. Ci osserva silenzioso mentre ci accomodiamo sul divano. Dopo qualche sbadiglio decidiamo di zittire finalmente la TV, crollando con la testa sul bracciolo. Finalmente, nel silenzio, sentiamo il battito del nostro cuore ed un leggero ronzio all'orecchio sinistro. Tutto normale. La dolce tranquillità è interrotta da una breve folata di vento, un po' più forte delle altre. La tenda si muove, lasciando passare un bagliore che proietta una lama di luce sul muro. Abbiamo perso la cognizione del tempo quando ad un tratto percepiamo una musica familiare. Non ricordiamo né il titolo né il cantante, ma è un motivo molto familiare. Piano piano ci tornano alla mente alcuni istanti del passato che ci riportano ai luoghi e alle sensazioni a cui la canzone è legata. Parla di una spiaggia e delle onde del mare che rumoreggiano dolcemente nella risacca sulla sabbia. I suoni di un tappeto d'archi e di un sintetizzatore ci suggerisce l'atmosfera di un caldo pomeriggio di una lontana estate anni Ottanta, una di quelle veramente calde, dove solo l'aria fresca del mare può lenire la calura. Ora il rumore delle foglie si confonde con il rumore delle frange di un vecchio ombrellone da spiaggia in stile hawaiano. La posizione in cui giacciamo sul divano ricalca perfettamente la forma di un sdraio da campeggio. Tutte queste sensazioni riaffiorano in un istante, sfidando ogni legge del tempo e dello spazio. Sembra quasi di vedere la scena al di fuori, come in un film, ma allo stesso tempo ne percepiamo le sensazioni. Tra un ricordo e l'altro, hai lo spazio per pensare a quanto tempo è passato e cerchi di fare mente locale provando a dare un luogo e un tempo al ricordo, ma le immagini sono troppe e troppo veloci che immediatamente corrono via attraverso altri istanti e altri luoghi in cui ricordi di essere stato. Chi sta ascoltando la musica? Il tuo corpo, forse? Il tuo cervello? La memoria che gli appartiene? E se è così, ritieni possibile che la tua parte fisica, quella materiale, sia la stessa di 20 anni prima? Per la scienza questo è impossibile, visto che è appurato che nell'arco di 7 anni il tuo corpo non è più lo stesso, per via della rigenerazione cellulare che ha completamente sostituito ogni parte del tuo corpo, compreso il cervello. Allora, chi sta ascoltando la musica adesso? Chi era quel tizio che l'ascoltava tanto tempo fa? Come mai non è svanita insieme alle cellule dei tessuti atti alla memoria? Per un conseguirsi di azioni e di esperienze continuative che aiutano a fissare la memoria nel tempo, pur perdendo la totalità delle nostre cellule, che per un meraviglioso processo naturale il nostro organismo rimpiazza ciclicamente con quelle nuove, le sensazioni che rievocano memoria attraverso il suono non si perdono. È noto che anche il feto, dentro il ventre della madre, sviluppa già delle sensazioni che porterà con sé tutta la vita. Tra queste c'è anche la memoria sensoriale uditiva. Quindi è una vera e propria dimensione vibrazionale che ha un continuo scambio con tutti gli esseri viventi che comunica incessantemente con e attraverso la materia di cui siamo composti. Approfondendo ulteriormente il discorso, questa energia che permea di vibrazione è presente anche nella cosiddetta materia oscura, che nel caso dell'essere umano corrisponde a qualcosa che non si vede ma esiste, la psiche. La psiche va intesa al modo del filosofo greco del motto «conosci te stesso», che nelle varie interpretazioni dei filosofi si intendeva «conosci tutto», dalla mente al mondo che ci circonda.
È ben inteso che la psiche non viene considerata solo una dimensione propria della mente, come invece la psicologia moderna ha fatto finora, ma un'estensione che dall'interno del nostro io si estende al mondo fuori, come un'aura che ci pervade e che cresce al crescere della nostra consapevolezza. Deduciamo da tutto ciò che il nostro essere è sempre in ascolto, che noi lo vogliamo o meno. Tutte le barriere che poniamo a nostra difesa non sono altro che sovrastrutture che impediscono l'ascolto consapevole. I grandi musicisti sono persone dal forte sentire, privi di filtri oppressivi e che colgono l'aspetto melodico della vibrazione. Questa è costantemente in atto e la traducono in musica. Ossia, la musica esiste già. Spetta all'ascoltatore dotato di capacità intuitiva recepirne la struttura musicale. Questo processo è differente da persona a persona, poiché ognuno è simile nella forma ma mai uguale ad un altro. Anche le sue interpretazioni riguardo agli stimoli esterni e sono del tutto originali, propri per ciascuno di noi.